Ecco, prego, buon lavoro. Grazie. Allora, buonasera. Buonasera a tutte e buonasera a tutti e benvenuta, buonasera e bentornata, anzi, Marika Tolomelli, perché qualche anno fa è stata nostra ospite alla LUC per un bel intervento sul 68 come movimento globale in un corso di storia che avevamo organizzato qualche anno fa. Ecco, oggi invece parlerà di Europa, parlerà del grande tema dei diritti e farà un percorso e vedrà anche le differenze di sensibilità politica e di concezioni politiche che ci sono state intorno a questo tema sulle due Europe, quella orientale e quella occidentale. Differenze che aveva messo in luce anche il professor Krainz nella lezione precedente, parlando proprio del peso della storia e della memoria che ha reso dei vari stati, che ha reso anche difficile la costruzione di una storia realmente europea. E questo è un po' oggi quindi vedremo questo tema importante e interessante perché l'Europa comunque resta la patria dei diritti. Marika Tolomelli è docente di storia contemporanea a Bologna e si occupa in particolare proprio di storia dell'Europa dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra la sua storia comparata e transnazionale. Uno dei suoi terreni di ricerca è quello che riguarda la conflittualità sociale, la formazione delle culture politiche e sulla conflittualità sociale ha scritto anche molti libri, un libro sul 68, l'Italia dei movimenti, terrorismo e società, mettendo a confronto negli anni 70 quello che accadeva in Italia e quello che accadeva in Germania. Ecco, io le lascio la parola ricordando che il prossimo appuntamento sarà mercoledì credo sia il 17 di febbraio e ci sarà Fabrizio Maronta che è un analista geopolitico e quindi collocherà il tema dell'Europa in un contesto geopolitico. E vi ricordo anche, per chi fosse interessato a seguire i nostri incontri del martedì, che l'incontro con la scrittrice Silvia Vallone era stato spostato e sarà venerdì 19 febbraio alle 17:30 in collegamento in diretta streaming. Allora, grazie a voi che ci seguite, grazie a Marika. Sapete che alla fine potrete farle delle domande sulla chat della piattaforma e lei vi risponderà. Buon ascolto e buon lavoro a Marika Tolomelli. Mi tolgo. Bene, grazie mille Susi e grazie agli organizzatori di questa serie di incontri e grazie per avermi dato la possibilità di partecipare e di offrire un contributo che spero possa essere di interesse o stimolare insomma, riflessioni su questa nostra Europa, l'Europa appunto dei diritti, l'Europa come è stato richiamato appunto un attimo fa, l'Europa patria dei diritti. Ecco, la presentazione, il mio intervento di oggi sarà sicuramente incentrato sul contesto europeo, ma è impostato anche, come dire, a partire anche da un presupposto storico su cui si è sviluppata una certa riflessione e consapevolezza negli ultimi decenni, cioè il fatto che la storia europea è una storia, e anche se ci focalizziamo sulla storia dei diritti umani, è una storia che deve molto alle sollecitazioni, agli interventi, ai contributi provenienti da numerose altre aree del mondo, da numerosi altri soggetti. È una storia interrelata, una storia intrecciata in una dimensione, non voglio abusare di questo termine, ma possiamo dire una dimensione globale. Chiedo per cortesia di avviare la presentazione. Grazie. Ecco, l'Europa, il titolo dell'intervento, così quando l'ho proposto, l'Europa dei diritti, ritornò sul 68.
68, dal 68 a Helsinki, una periodizzazione breve, no? Di pochi anni, che sarà al centro dell'intervento, ma ovviamente non come dire, affrontare il tema dei diritti umani a partire dal 68 perlomeno, come dire, problematico da un punto di vista di o perlomeno, diciamo, richiede una introduzione, no? Che non sarà la genealogia della storia dei diritti umani, perché non avrebbe senso, ma sicuramente è importante partire dalla considerazione carattere appunto storico, no? Della dimensione tempo, diciamo, della farsi anche dei diritti umani, della concezione di diritti umani e soprattutto, no, di diritti umani come diritti universali, no? Che è un termine ricorrente appunto da un certo diciamo da un certo momento, da una certa fase storica spartiacqua, no? La fase dello sviluppo del pensiero illuministico e della teorizzazione dei diritti umani come diritti universali. Dunque c'è, come dire, l'Europa della fine degli anni 60, inizio anni 70 del XX secolo, ha una lunga storia ormai alle spalle, storia anche molto, diciamo, travagliata, di maturazione, di consapevolezza, di esperienze, insomma, relativamente al riconoscimento e alla violazione dei diritti umani nella loro dimensione appunto universale. Questo appunto un'introduzione deve, a mio avviso, rispetto appunto alla quella che è la fase di formazione dei diritti umani come diritti universali, ci porta appunto a quella a una considerazione che ho già in parte introdotto, cioè alla, come dire, all'interrelazione, agli intrecci che si creano nel momento in cui, in un contesto, diciamo, europeo-atlantico, nella cultura nella cultura europea dell'illuminismo, poi è chiaro che anche l'illuminismo, se ci soffermassimo su questo fenomeno, anche l'illuminismo potremmo vedere come in realtà si sia sviluppato lungo una dimensione spaziale più ampia del limitato contesto europeo. Dicevo, l'area di l'area atlantica, l'area appunto che tra la fine degli anni 70 del Settecento fino alla rivoluzione francese del 1789, è interessata appunto da movimenti rivoluzionari che si ispirano a principi, a valori universali, il valore dell'uguaglianza e della libertà, no? Di essere degli uomini nati appunto liberi e uguali. E questa fase di formazione e di affermazione attraverso documenti così importanti come appunto la dichiarazione di indipendenza, no? Che portò alla fondazione degli Stati Uniti d'America e poi la dichiarazione universale dei diritti del cittadino, dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia, dicevo, questo processo è abbastanza noto, non mi voglio soffermare a lungo, non abbiamo il tempo necessario, ma è l'elemento di riflessione su cui vorrei portare ora l'attenzione riguarda il fatto che nel momento in cui dal primo momento in cui si proclama l'universalità di diritti umani, si apre una dinamica, diciamo, conflittuale che viene espressa da soggetti che recepiscono il contenuto, il messaggio, la valenza appunto universale, presunta valenza universale dei diritti umani e
sviluppano appunto la consapevolezza di esserne esclusi, di non essere inclusi in quella collettività considerata come diciamo in diritto appunto di godere, no? Di diritti di libertà, uguaglianza e tutta diciamo la serie di diritti che sono andati poi essere formalizzati, codificati in ambito giuridico nel corso del tempo. Mi faccio con questa slide appunto voglio accennare all'impatto che la circolazione dei principi delle idee delle rivoluzionarie americane, diciamo delle colonie britanniche, no? Questo era il contesto, e francese, quella circolazione di queste idee ha provocato degli effetti, come dicevo prima, appunto tra coloro che soggetti che percepiscono l'importanza di queste dei valori proclamati e proprio in virtù di quei principi, no? Di libertà e uguaglianza in termini universali, vi si appellano per proclamare la propria indipendenza, la propria appartenenza a quella collettività umana. E questo è stato il caso della rivoluzione sociale e politica in una colonia francese, la colonia di Saint-Domingue nell'area dei Caraibi, che proprio in virtù della, diciamo, sulle sollecitazioni, diciamo, delle parole, della risonanza che le parole della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino hanno avuto in quel contesto, fino a giustificare e legittimare una rivolta che poi è diventato un movimento, una sollevazione popolare di schiavi affrancati e schiavi ancora appunto sottoposti al dominio coloniale, alle condizioni di lavoro schiavile, fino insomma, in un conflitto che si è sviluppato negli anni 90 del Settecento fino alla proclamazione dell'indipendenza la fondazione di una repubblica, la Repubblica di Haiti, nel 1804. Questo evento lo richiamo per il fatto che ha avuto delle ripercussioni, perché diciamo le rimostranze avanzate, le critiche avanzate dalla popolazione di Haiti giunsero all'Assemblea Costituente parigina in tempi anche piuttosto rapidi, furono oggetto di discussione, stimolarono una riflessione appunto sulla universalità, no? Dove iniziano i diritti umani, dove finiscono, a quali soggetti umani sono appunto attribuibili e a chi no, no? Questa è una e nel lungo periodo la rivoluzione di Haiti ha innescato degli effetti, ha innescato appunto una riflessione che non si sarebbe più spenta fino ai giorni nostri, fino ai movimenti come vediamo ancora necessari in alcuni contesti, per esempio appunto negli Stati Uniti contro le discriminazioni razziali. Un altro elemento su cui si è poi ha continuato, cioè si è avviato una riflessione, ha continuato anche questa a produrre degli effetti, a alimentare movimenti, organizzazioni, di associazioni, fino insomma a delle codificazioni giuridiche in termini di riconoscimento dei diritti, appunto riguarda la dimensione di genere, no? Non sto dicendo nulla di nuovo, appunto, però ricordiamoci che fin dalle proclamazioni appunto rivoluzionarie relative ai diritti dell'uomo e del cittadino, alcune donne si presero la parola, cercarono perlomeno di prendere la parola o ricorrendo anche alla pubblicazione di testi politici, di pamphlet, appunto come quello di Mary Wollstonecraft, qui nell'immagine che vedete a sinistra, no? Che pubblicò la Vindication of the Rights of Women, mentre in Francia Olympe de Gouges
rivendicava il riconoscimento di diritti delle donne e delle cittadine. E dunque, ecco, su questo, diciamo, non dimensione di genere, dal momento in cui furono proclamati i diritti universali degli uomini, come in termini di diritto umano, la popolazione femminile esclusa a lungo e consapevole appunto della ingiustizia di questa esclusione, ha continuato a portare avanti delle lotte fino insomma a mutamenti più recenti, e diciamo fino a che alcune diciamo istanze sono state recepite e anche queste poi codificate in termini di legge. Poi il fatto che continuino a sussistere delle profonde discrepanze tra principi e realtà, questo è un altro discorso. Quindi questa sono primi esempi che diciamo prime considerazioni che riguardano appunto la riflessione più ampia circa le dinamiche, i processi di costruzione, no, nella storia e continua ridefinizione, negoziazione, no, su come definire diritti umani. L'esempio che ho riportato rispetto appunto alla rivoluzione di Haiti ci ricorda appunto che questo processo ha avuto un epicentro sicuramente in Europa, ma è stato sottoposto a continue spinte, riflessioni, sollecitazioni, sfide provenienti anche dall'interno del contesto europeo, ma in misura molto incisiva per gli effetti che si produrranno nel lungo periodo anche e soprattutto direi dall'esterno. Un altro momento, sto andando molto a salti, grandi balzi per arrivare poi alla fase storica su cui concentrarmi, ma mi sembra importante ricordare un altro momento, un altro snodo storico importante in cui emerge la parziale concezione dell'universalità, no? Un'universalità, quella dei diritti umani, una universalità che continua a essere pensata dai soggetti protagonisti, dai soggetti che teorizzano, che proclamano, che codificano i diritti umani a partire da quelli che sono i loro orizzonti culturali, storicamente definiti dal tempo. Non ci sorprende, insomma, questo non ci deve assolutamente sorprendere. Ecco, dicevo, un momento importante si è avuto nella primavera del 1919, nella circostanza, nel contesto del ritorno a condizioni di pace, quindi nel contesto dei trattati di pace che hanno avuto appunto luogo in Francia e in alcune altre altre città europee, ma soprattutto fu nella primavera, in occasione dei trattati di pace di Versailles, ebbe una notevole risonanza una delle idee fondamentali che orientarono i trattati di pace a seguito del crollo, della sconfitta degli imperi centrali in Europa, il principio dell'autodeterminazione dei popoli, come proclamato dal presidente statunitense Wilson. Nella mente di Wilson, appunto, era un principio pensato o proclamato in termini di principio universale, ma sappiamo che la sua attenzione era tutta concentrata sull'Europa, sul continente europeo. La sua preoccupazione era quella di ridefinire dei confini
politici di fronte alla sconfitta e alla necessità di smembramento dei grandi imperi centrali. Sappiamo che appunto l'attuazione del principio della autodeterminazione dei popoli portò alla accentuazione del carattere etnico dei nuovi stati nati appunto dallo smembramento degli imperi, quindi fondati come nuovi stati nazionali su base etnica. E sappiamo anche bene quali difficoltà questo principio in realtà poi ha prodotto, dal momento che era difficile, come dire, separare in maniera così netta e pulita contesti europei, soprattutto mi riferisco all'Europa centrale e orientale, insomma, dove diciamo, per secoli aveva diciamo, dominato invece una realtà multietnica, multiculturale, multilinguistica, eccetera. Spostando l'attenzione al di fuori dell'Europa, mi preme osservare la risonanza che questo principio ha avuto in aree sottoposte a dominio coloniale o a pressione, diciamo, sottoposte alle forti pressioni delle potenze europee. Mi riferisco qui in particolare a un testo di uno storico americano di cui riporto il titolo nella slide, il testo di Erez Manela, The Wilsonian Moment, pubblicato nel 2007, che è tutto dedicato appunto all'impatto del principio wilsoniano dell'autodeterminazione al di fuori dell'Europa. Questo autore prende in considerazione alcuni casi come l'Egitto, la Cina, l'India, la Corea, era stata sottoposta a dominio coloniale giapponese e che otterrà in realtà in quel contesto, appunto, nasce come succede anche in Cina e in India. E in Egitto appunto si prendono prendono vita dei movimenti che si richiamano al principio diciamo a una attuazione universale, no? A un'applicazione universale del principio dell'autodeterminazione, quindi rivendicano indipendenza, quindi rivendicano appunto l'universalità di quel diritto. E in Europa si acquista consapevolezza, no? Di una limitata attuazione, di un uso limitato, diciamo quasi discrezionale, del principio dell'autodeterminazione a fronte appunto delle proteste che nascono nelle colonie. E le colonie continueranno ad essere pensate e trattate come delle colonie fino a una fase storica successiva, ma per la formazione dei movimenti di indipendenza anticoloniale, la primavera del 19, questo momento wilsoniano, è stato fondamentale per la maturazione di una consapevolezza, no, di essere esclusi da principi, da diritti considerati, proclamati come diritti universali. Saltiamo ancora nel tempo, ci avviciniamo all'epoca che ci interessa, ovviamente ecco, una tappa fondamentale segnata dalla 1948, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dalla volontà di ridefinire un ordine geopolitico, un ordine internazionale dei principi di convivenza su scala internazionale, ciò che viene realizzato o comunque si cerca di realizzare attraverso la fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quindi la carta fondativa di questa istituzione sovranazionale già dal 1945, no? Introduce degli elementi
diciamo di attenzione al rispetto dei diritti umani, pensati appunto come diritti universali alla luce delle esperienze catastrofiche insomma, che vissute negli anni della diciamo guerra dei 30 anni sostanzialmente tra la prima e la seconda, senza enormi soluzioni di continuità per certi versi. Si giunge al dicembre del 1948 su iniziativa appunto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dalla volontà di dare uno spazio di proprio sancire, no, delle gerarchie di valori, ecco, di carattere universale, appunto si giunge alla proclamazione, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani qui propongo delle immagini, insomma, mi sembrava doveroso proporre anche l'immagine di Eleanor Roosevelt, che fu una per figura politica di grande influenza nel portare, diciamo, nel perseguimento di questo obiettivo. Sarebbe interessante anche soffermarsi sulla storia, diciamo, che porta a questa dichiarazione, come è stata, quali, no? Come anche il testo, analizzare anche questo testo sarebbe interessante. Diciamo che non possiamo, per ragioni di tempo, addentrarci in questo testo, ma è importante ricordare che segna una tappa fondamentale, perché a differenza delle dichiarazioni precedenti, e è sulla scia anche delle esperienze maturate nella prima metà del XX secolo, vi è, diciamo, questa dichiarazione riflette una maturazione di consapevolezza, no? La consapevolezza appunto che i diritti umani che si vuole proclamare, sancire, devono avere un carattere pienamente universale, che l'aspirazione deve essere, dopo, no, le esperienze della prima metà del XX secolo, l'aspirazione, gli obiettivi, le politiche devono essere orientate verso una verso il raggiungimento, no, di un'estensione in termini universali di diritti umani. Questo testo continua ad avere, come dire, è una magna carta, no, storia del XX secolo e per la storia dei diritti umani, che è un po' marca un po' un punto di arrivo, diciamo provvisorio sicuramente, ma fondamentale, perché è fondamentale e molto importante anche per la storia europea, perché è su questi principi che si ricostituiscono le democrazie in Europa. Si scrivono testi costituzionali, nuove costituzioni che propongono, insomma, che riflettono una mutata attenzione per questo aspetto. Ora ci avviciniamo appunto, ora rallentiamo, diciamo, il passo rimaniamo sugli anni del dopoguerra, gli anni, diciamo, appunto in cui di grandi proclamazioni di grandi visioni, no? Verso appunto la riorganizzazione degli stati, degli ordini e dell'ordine internazionale, anni difficili, la guerra fredda, eccetera. Focalizzando l'attenzione sull'Europa sull'Europa che è ancora un'Europa che deve risolvere la questione coloniale, appunto, quei diritti, no, i principi di autodeterminazione dei popoli avevano iniziato dagli anni 20, diciamo appunto dal 19 come anno simbolico, poi nel corso degli anni 20 e in misura maggiore e con ben, diciamo,
maggior forza e anche capacità, insomma, di raggiungimento degli obiettivi perseguiti, si innesca appunto il processo di decolonizzazione che per certi versi l'Europa, le grandi potenze coloniali non possono così esplicitamente negare, perché appunto quella, dicevo, come dicevo prima, il principio di universalità dei diritti dei popoli è acquisito, non può essere solo in discussione. Quindi, diciamo, le potenze europee temporeggiano, arrivano poi a concedere indipendenza o a prendere atto, insomma, della inevitabilità dell'indipendenza delle colonie a seguito processi spesso molto conflittuali, se non vere e proprie guerre. Il caso più noto, no? Diciamo, la situazione più difficile, più problematica, è quella che si crea in Francia e verso le rivendicazioni dell'Algeria. Algeria era considerato era parte del territorio metropolitano francese, era a differenza di altre colonie, insomma, godeva di uno status di maggiore integrazione in termini amministrativi, non in termini di integrazione sociale della popolazione algerina. Le vicende legate alla guerra d'Algeria credo che siano note e non mi ci soffermo. Mi soffermo invece sull'impatto che il conflitto, che la guerra di Algeria ha avuto sull'opinione pubblica francese, europea e diciamo anche internazionale, man mano che si emergeva con evidenza, grazie anche all'impegno, al coinvolgimento di sostenitori dell'indipendenza, della causa, diciamo, algerina, dell'indipendenza algerina, emergeva, come dire, il ricorso da parte del governo, delle autorità francesi a diverse scale di valutazione e il ricorso a forme, diciamo, di applicazione discrezionali dei diritti e dei diritti umani. Quindi la decolonizzazione e la guerra di Algeria in particolare, ma non solo, diventa un contesto di dibattito particolarmente controverso, un contesto di azione e di maturazione della consapevolezza, appunto, della interdipendenza, diciamo, della impossibilità di proclamare universalità di diritti umani da un canto e senza impegnarsi per una loro estensione su scala globale. Per cui, no, la Francia democratica, la Francia della Quarta e poi della Quinta Repubblica, no? Sappiamo appunto che la Quinta Repubblica nasce proprio dalla crisi che si determina nel conflitto algerino, la Francia che esce come, no, comunque nonostante le posizioni anche in realtà differenziate nei confronti della Germania nazista, eccetera, ma che esce come paese vincitore, come paese dove si riaffermano i valori fondamentali, la Francia appunto della rivoluzione, della proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, è una Francia che invece mostra profonde, gravissime incongruenze nel trattamento appunto della questione algerina, verso la popolazione algerina, e questo suscita delle manifestazioni di protesta, di sdegno, di accusa
non solo da parte della popolazione algerina, ma ripeto anche da parte di componenti importanti della, del mondo culturale e politico francese, che vivono in una situazione, insomma, di grande disagio quel conflitto. E come a dire, torno un attimo indietro, si può riassumere anche questo disagio nella, appunto nella consapevolezza che non vi può essere un'area del mondo, pensiamo all'Europa continentale, appunto, dove si cerca, no, si deve ricostruire l'Europa postbellica sulla base, appunto, di principi di democrazia, di valori di democrazia, di riconoscimento della dignità della persona. Questo, ad esempio, è un termine che entra nel primo articolo della Costituzione, della legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca nel 1948. No? Il primo articolo è la dignità della persona, la dignità della persona è intoccabile, no? Sacra, detto in altri termini. E non vi può essere un'Europa garante di diritti se l'Europa, questa stessa Europa, non li garantisce al di fuori del proprio spazio, diciamo, continentale. Quindi vi è interdipendenza. Ecco, questa è la consapevolezza sull'interdipendenza dei diritti, dell'applicazione e dell'attuazione dei diritti umani al di fuori dell'Europa. Quindi la guerra di Algeria è stata, ripeto, non solo, ma insomma, per questione necessità di sintesi mi focalizzo sugli aspetti più salienti di questa fase storica. Dicevo, la guerra di Algeria è stato un contesto di formazione di una consapevolezza critica rispetto a quelle che sono, appunto, quelle che vengono considerate le grandi incongruenze, contraddizioni dell'Europa postbellica. La guerra di Algeria è anche un contesto, poi lo sarà anche in misura maggiore la guerra del Vietnam, in cui a mio avviso si può osservare uno spostamento, diciamo, verso una maggiore sensibilità verso diciamo, la dimensione collettiva dei diritti umani in termini di diritti dei popoli, in termini di diritti di una popolazione. Anche se rimane comunque anche, come dire, parallelamente si alimenta anche una riflessione che si richiama, forme di mobilitazione che si richiamano a una sensibilità incentrata anche sul riconoscimento dei diritti della persona, dei diritti dei singoli soggetti, e questo soprattutto quando, sempre nel contesto delle guerre di decolonizzazione, si aprono grandi questioni, grandi, diciamo, dibattiti sulla pratica della tortura, sulle forme di violenza indiscriminate anche contro le popolazioni civili, sullo stupro. Fu clamoroso in Francia il caso di una attivista algerina che dichiarò poi di avere subito varie forme di torture, anche uno stupro durante la sua detenzione in Algeria, e su questo si sviluppò un movimento di sostegno grazie all'impegno dell'avvocata che la difese, la famosa, ora diventata famosa nel tempo per il suo impegno, appunto, nella difesa dei diritti umani, l'avvocata, scusate, ora mi sfugge il nome, che assieme a Simone de Beauvoir si è impegnata, Gisèle Halimi, scusate, un blackout di un attimo, Gisèle Halimi si spese, appunto, si prese, appunto, in carico la causa di questa attivista algerina, Jamila Boupacha, e assieme a un'intellettuale prestigiosa come
Simone de Beauvoir all'inizio degli anni 60 riuscì a, attraverso appunto la mobilitazione dell'opinione pubblica, a spostare il processo dall'Algeria alla Francia, evitare spostarlo da una corte militare a una corte penale, che insomma in modo da garantire il massimo, diciamo, della tutela giuridica di cui questa donna poteva aveva diritto. Mi richiamo in questo passaggio a un elemento che a mio avviso è importante ricordare, di discontinuità rispetto, diciamo, un elemento di discontinuità introdotto dalla Dichiarazione Universale del 1948 rispetto alle dichiarazioni precedenti, ossia l'introduzione del concetto di persona, no? Dei diritti umani come diritti della persona. L'articolo 3 della Dichiarazione Universale, non lo conosco a memoria, ma ho qui il testo davanti a me, l'articolo 3 recita: ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Come dire, entra in circolazione, diciamo, nel lessico giuridico e nel lessico dei diritti umani, nello specifico, una diversa concezione dell'individuo rispetto all'individuo astratto, diciamo, del pensiero liberale, di quel pensiero che si riverbera nelle dichiarazioni di fine Settecento. Entra in circolazione un'idea più, come dire, concreta dell'individuo come persona, e quindi anche un'idea, un concetto che implica altri concetti, che implica pluralismo, che implica differenze, che implica particolarità anche di esigenze e di attenzione in termini di diritti umani. Ecco, nonostante lo spostamento verso la, diciamo, la dimensione più collettiva dei diritti, rimane comunque è osservabile la forza, l'orientamento che alimenta l'azione verso anche il rispetto dei diritti umani in termini di rispetto dei diritti della persona. Lo spostamento dell'attenzione verso la dimensione collettiva dei diritti si trova anche in iniziative che sono alimentate da sentimenti di condanna, di indignazione verso eventi in corso negli anni 60. La guerra del Vietnam sappiamo che suscitò grande indignazione internazionale. Ecco, l'organizzazione del Tribunale Russell contro i crimini di guerra in Vietnam, e poi negli anni, primi anni 70, il prosieguo di questa forma di mobilitazione, di intervento in difesa dei diritti umani, diede vita anche al Tribunale Russell II contro la repressione in America Latina. Gli anni 70, sapete, insomma, furono segnati da una diffusione di colpi di Stato e di interventi militari e instaurazione di regimi dittatoriali in diversi paesi latinoamericani. Appunto, il Cile è il caso più conosciuto, ma appunto era stato preceduto già dal Brasile, e poi sarà seguito da altri paesi. Qui mi preme anche ricordare l'impegno di una figura come quella di Lelio Basso, nota credo al pubblico italiano e a qui presenti, che aveva seguito, insomma, diciamo, con grande coinvolgimento personale in termini politici, in termini giuridici, grazie alle sue competenze, e in termini umani, diciamo, aveva seguito processi di decolonizzazione da quella italiana
all'impegno appunto nella sensibilità per la questione della decolonizzazione delle colonie francesi, fino appunto a questo grande coinvolgimento, forte coinvolgimento nella organizzazione di un tribunale di opinione, no? Un tribunale che non aveva alcuna, diciamo, valenza di carattere giuridico, ma una grande forza di impatto nella mobilitazione di attivisti e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'impegno di Lelio Basso e di altri, diciamo, personaggi sensibili come Basso alla questione, diciamo, dei diritti umani in termini di diritti collettivi, in termini di diritti dei popoli, troverà un momento di approdo importante con la dichiarazione dei diritti universali dei diritti dei popoli, appunto la Carta di Algeri, cui si ispirerà poi per dare vita al Tribunale Permanente dei Popoli, che venne promosso pochi anni dopo a Bologna, e che era un tribunale di opinione e che continuò ad adoperarsi, a mobilitarsi su questioni di diritti di popoli, di diritti violati. E, ecco, arriviamo appunto a questa, diciamo, anni 60, anche rispetto al coinvolgimento che ha avuto il movimento studentesco e alla questione dei diritti umani, come si esprime attraverso i movimenti studenteschi in Europa occidentale e in Europa orientale. In Europa occidentale alcune questioni hanno avuto un impatto notevole proprio nell'alimentare il processo di mobilitazione, no? La solidarietà nei confronti del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, iniziative di protesta contro il regime di apartheid in Sudafrica, un impegno, insomma, davvero molto continuativo ed esteso contro la guerra in Vietnam, contro alcune forme di dittature, regimi dittatoriali in contesti come ad esempio la Repubblica del Congo dopo l'uccisione di Lumumba nel 1960 l'ascesa al potere di Moise Tshombe, contro ad esempio la visita dello Shah di Persia a Berlino Ovest nel giugno del 1967, la questione della violazione dei diritti umani suscita interesse, mobilitazione, non in maniera così, diciamo, sistematica, non sulla base del richiamo a principi. Scusate, bevo un sorso d'acqua. E questa, diciamo, relativa, questa mancanza di sistematicità, perché proprio perché come dire, la sensibilità sulla questione dei diritti umani seguiva altri principi, altri valori, si registra in maniera abbastanza drammatica, a mio avviso, poiché credo che, insomma, le conseguenze, alcune delle conseguenze di quegli eventi e delle incomprensioni che si crearono in quelle circostanze, insomma, sono ancora in parte percepibili anche oggi. Dicevo, se questa mancanza di coerenza nella attenzione ai diritti umani si registra appunto quando nell'Europa, da parte dei movimenti studenteschi occidentali, quando in Europa orientale si innescano delle dinamiche di protesta, delle rivendicazioni per appunto una
per il rispetto di diritti fondamentali come il diritto di associazione, il diritto di opinione, le libertà fondamentali, no? Che a partire dalle rivoluzioni settecentesche vengono, no? Poi anche se a fatica, poi vengono represse, poi ripristinate, codificate, eccetera, ma insomma rimangono delle fondamenta, no? Dell'impianto, della concettuale dei principi dei diritti umani. Rispetto anche ai momenti drammatici, no? Come quelli che si verificarono in Cecoslovacchia nella primavera del 68, il movimento studentesco occidentale, mi sembra di aver capito appunto che anche già un collega prima di me, Guido Krainz, ha tematizzato queste vicende, in Europa occidentale le reazioni rimangono piuttosto fredde, piuttosto, diciamo, suscitano sì anche espressioni verbali di solidarietà, qualche manifestazione dopo diciamo il suicidio così violento di Jan Palach a Praga. E tuttavia appunto non si apre, no? Si crea una certa incomprensione rispetto alle rivendicazioni per il che portate avanti da giovani studenti, non solo operai, lavoratori, donne nei paesi dell'est, per il rispetto appunto dei diritti fondamentali, con una certa arroganza, mi sento di dire, da parte del mondo studentesco occidentale, questi diritti fondamentali di cui i giovani studenti di Berlino Ovest, di Parigi, Roma, eccetera, avevano potuto godere ampiamente nel dare voce alle loro istanze, ecco, questi diritti vengono quasi letti come in termini così di diritti borghesi, no? Di diritti non potenzialmente rivoluzionari, dunque prevale una certa, uso un termine un po' forte, forse provocatorio, ma per essere chiaro, una certa indifferenza rispetto alle richieste, alle voci provenienti dall'Europa orientale. E a mio avviso appunto questa incomprensione ha lasciato delle ferite aperte, insomma questo non ascolto, no? Subito così spiacevolmente nell'Europa orientale ha alimentato sentimenti di incompressione, risentimenti che si sono poi manifestati anche dopo il crollo della cortina di ferro nel 1989. Non solo verso la violazione delle di libertà fondamentali, ma anche verso altre situazioni, diciamo, di non rispetto dei diritti, non furono prese in considerazione, non furono viste, non furono percepite, o non le si volle percepire contesto, diciamo, nell'ambiente studentesco occidentale. E questo poi ci si può ritornare su anche nella discussione, insomma, rivelato, a mio avviso, cioè rivela quelle che erano un po' delle sensibilità più dettate appunto da orientamenti ideologici che non da orientamenti, diciamo, di principi, no, dettati da principi di carattere universale. Vedo che il tempo va e io non voglio essere troppo, diciamo, sforare il tempo che mi è stato dato, e quindi vado abbastanza velocemente su alcuni punti. Vorrei sottolineare appunto che nonostante queste, diciamo, cecità, mancanze di coerenza da parte del movimento studentesco occidentale, vi furono anche delle reazioni importanti, che situazioni che alimentarono invece mobilitazioni e un'estensione anche del senso dei diritti umani nel contesto del conflitto che
andò configurandosi all'interno della Nigeria, no, a seguito della dichiarazione indipendente, la volontà di indipendenza, di dare vita appunto a uno stato autonomo, quello del Biafra, nell'area del nord, nord occidentale della Nigeria, dove tra il 1967 e il 70 poi la popolazione fu messa, diciamo, sottoposta, obbligata quasi alla resa attraverso una strategia, ricorrendo da parte del governo nigeriano, una strategia di messa alla fame della popolazione, insomma, quindi fu procurata una vera e propria carestia, determinata anche appunto dall'impedimento degli interventi umanitari, ad esempio da parte della Croce Rossa, che era chiamata anche a portare rifornimenti alimentari, e su questa situazione di grande emergenza nel contesto francese, ad esempio, dove comunque, come dire, una certa, nonostante alcune disattenzioni, manchevolezze, comunque una certa attenzione per le questioni dei diritti umani aveva continuato a orientare l'azione, si giunse alla fondazione della organizzazione ancora esistente, Medici Senza Frontiere. Mi interessa arrivare ad Helsinki nel 1985. Non si attiva più la slide, eccola qua, l'estate del 1975, perché si tenne in quell'occasione un evento di carattere formale e istituzionale, una conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, una conferenza che riguardava tutti i paesi europei, coinvolti furono anche Canada, Stati Uniti e Unione Sovietica, in questo, diciamo, contesto, promosso anche dalla distensione diciamo, venutasi a creare anche grazie alla Ostpolitik di Willy Brandt dei primi anni 70, dicevo, in questa conferenza si parlò, oltre che di sicurezza e di cooperazione, anche di diritti umani. E l'atto finale di questa conferenza sanciva, dedicava una parte importante al riconoscimento dei diritti umani e all'impegno degli stati partecipanti a rispettare, no? Qui cito appunto, a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Questo diventa un documento, a differenza ad esempio della Dichiarazione Universale del 48, che, diciamo, che voleva avere una aspirava, diciamo, ad orientare, no? a codificare dei valori, ma non vincolava in maniera diretta o dal punto di vista giuridico nessuno Stato. La sottoscrizione dell'atto finale comporta un impegno da parte degli Stati aderenti a rispettare appunto ciò che viene concordato in quell'occasione. E questo è stato rappresentato, questo documento, questo momento, ha rappresentato un momento di svolta, perché che ha rafforzato quei movimenti di protesta che non avevano trovato ascolto in Europa occidentale, quei movimenti di protesta che dagli anni 60 erano andati emergendo in Europa orientale, e con ora, diciamo, l'atto finale offre uno strumento, diciamo quasi un'arma, no? un titolo a cui richiamarsi per rivendicare il rispetto di diritti umani. E nascono proprio come effetto immediato dello spazio di azione che l'atto finale fornisce, a partire dalla metà degli anni 70, i vari Helsinki gruppi che a Mosca, in Polonia, in Cecoslovacchia, negli Stati Uniti, in Stati Africani, via via, insomma, nasce una struttura di carattere davvero di respiro internazionale che ancora oggi è molto attiva, è la Human Rights Watch, che si formalizza nel 78. Questo per dire, mi interessa richiamare questo evento, perché ci dà anche conto del fatto che in Europa tra anni 60 e anni 70 diciamo, il discorso sui diritti umani avanza in virtù di una dinamica di
interazione tra movimenti, azione collettiva e intervento istituzionale, partiti, sindacati che si impegnano ad esempio ad offrire, cioè, come dire, a organizzare iniziative a sostegno di esiliati cileni in Italia, in Francia, in Danimarca, eccetera, in Europa, diciamo. Ecco, credo che sia importante tenere in considerazione proprio questa, diciamo, spinta, la reciprocità, l'interconnessione che si stabilisce tra diversi livelli di azione, no? Dall'azione collettiva all'azione di carattere formale e istituzionale. Negli anni, e concludo, mi avvicino alla conclusione, questa seconda metà degli anni 70 si nota, si può osservare una maggiore consapevolezza del senso dei nessi tra diritti umani e democrazia. Si può osservare soprattutto in alcuni ambienti della sinistra europea e soprattutto, a mio avviso, in quel movimento che prende poi il nome di, diciamo, quel tentativo, insomma, di avviare un nuovo corso sotto la denominazione di eurocomunismo. Ecco, in questo contesto vediamo che anche i partiti comunisti europei occidentali aderiscono, come dire, recepiscono i principi formalizzati ad esempio nell'atto finale di Helsinki nel 75 e sostenuti, no, da azioni collettive, da forme varie di intervento, di pressione sul tema dei diritti umani. Ecco, con questo nuovo corso che la sinistra comunista europea su cui prova ad incamminarsi, si cerca sostanzialmente di integrare, no, appunto principi di libertà e giustizia, diciamo, di integrare il riconoscimento dei diritti umani come un valore aggiunto della democrazia in Europa. Sostanzialmente credo che nel progetto dell'eurocomunismo continui ad operare quella che era stata l'istanza emersa nella primavera di Praga, no? Della ricerca di un socialismo da un volto umano, appunto, no? Un volto sensibile ai diritti umani, che era stata repressa, no? Dai carri armati sovietici, ma che riemerge poi appunto nel contesto europeo degli anni 70, e a mio avviso i partiti comunisti che aderiscono al progetto eurocomunista cercano di portare avanti quelle istanze così come erano emerse alla fine degli anni 60. Compio per concludere un salto nel tempo, richiamando appunto sviluppi molto recenti alcuni paesi, soprattutto in America Latina, sulla scia di movimenti di carattere globale anni, si è introdotto anche, diciamo, i diritti dell'uomo stanno iniziando ad essere concettualizzati come parte di diritti più complessivi, di diritti della terra. No? Richiamo per concludere le parole di Evo Morales quando si trovava ad essere presidente della Bolivia nel 2012, presentando la Dichiarazione Universale dei Diritti di Madre Terra alle Nazioni Unite, dichiarò appunto che il XX secolo è stato il secolo dei diritti umani, il XXI secolo deve diventare il secolo dei diritti della Madre Terra e di tutti gli esseri viventi. Per vivere in armonia con la natura dobbiamo riconoscere che non solo gli esseri umani
che non sono solo gli esseri umani ad avere diritti, ma anche il pianeta, gli animali, le piante e tutti gli altri esseri viventi hanno diritti che dobbiamo rispettare. Ciò che sta accadendo adesso a causa del cambiamento climatico è legato al mancato rispetto dei diritti di Madre Terra. Qui, a mio avviso, ora è solo per concludere una sollecitazione che ci dà conto ancora di quello che dicevo in apertura, cioè della storicità, no, dei diritti umani, e di come questi diritti sono stati oggetto di ripensamenti, di risignificazioni nel corso del tempo. Siamo giunti ora a una fase in cui diciamo, le interdipendenze sull'estensione dei diritti non riguardano più solo i soggetti diciamo, umani, uomini, donne, uomini di colore, donne di colore, uomini delle colonie o di stati indipendenti, ma diciamo, il livello di consapevolezza delle interdipendenze delle scale dei diritti anche diciamo, oltre la dimensione umana esprime un po' il contesto di riflessione in cui, a mio avviso, appunto, anche i diritti umani sono soggetti a una stanno attraversando, insomma, una fase di riconfigurazione per certi versi. E concludo l'ultimissima, diciamo, a conclusione di questo intervento, come afferente all'Università di Bologna, vorrei comunque condividere il mio pensiero, la mia preoccupazione in termini di rispetto dei diritti umani per un nostro studente che conosciamo, Patrick Zacchi, che si trova ancora detenuto ingiustamente, senza processo, in un carcere in Egitto. A lui il nostro pensiero. Grazie. Grazie Marika Tolomelli. In questo sguardo che ha dato uno sguardo storico e poi un'apertura verso il futuro, in questa ultima fase di cui ha parlato del XXI secolo, cioè i diritti che si estendono al diritto degli esseri viventi. Noi faremo addirittura un incontro alla fine di marzo proprio sui diritti delle piante, perché Stefano Mancuso ha aperto anche proprio questa linea di riflessione e di pensiero. E purtroppo però ancora oggi con quest'ultimo appello su Zacchi vediamo che c'è ancora della strada da fare, e tanta. Sì. Infatti. E qua ci sono un po' di domande, vuole guardare? Sì, stavo appunto guardando la chat, mi dispiace non poter interloquire proprio, ma leggo e vado con ordine. Si richiama qui il film di Pontecorvo, sì, il film di Pontecorvo, La battaglia di Algeri, è stato molto ostentato in Francia, certo, un film appunto che portava l'attenzione sulla questione anche della tortura, insomma, la causa algerina, e sappiamo bene, sì, è stato anche proprio vietato fino all'inizio degli anni 70, era vietato, era difficile presentare questo film in Francia perché causava grandi mobilitazioni, proteste, conflitti, e questo però non, come dire, sminuisce anche il ruolo che hanno il peso, insomma, l'impegno di molti attivisti francesi anche appunto a fianco, a sostegno per l'indipendenza dell'Algeria. È stato un film comunque molto importante per la mobilitazione dell'opinione pubblica. Voleva intervenire Susi, mi sembrava, no? No. Okay. Ecco, non mi sembra che intellettuali come Milan Kundera avessero capito nell'Europa orientale l'importanza dei diritti senza differenze rispetto all'Europa occidentale. Sì, penso, come dire, rispetto alla... In Europa occidentale, diciamo, la generazione appunto 68, no? I giovani che si trovano a vivere nella fine degli anni 60, che invocano, no, il diritto appunto di ribellarsi, no? Di
porsi su posizioni di sfida alle istituzioni, ai poteri dominanti, eccetera, agiscono per certi versi sulla, come dire, rivelano nel loro comportamento una certa quasi inconsapevolezza, quasi dell'importanza, no? Godere dei diritti fondamentali, no? Ecco, su viene sottovalutata la viene data come per dire per scontata, no? E non rilevante, questo è la gravità, no? Mancò una riflessione profonda su quello, sul senso delle rivendicazioni che si esprimevano nell'Europa orientale. Qual è secondo lei l'atteggiamento equilibrato da tenere nei confronti di quei paesi orientali della UE, Ungheria e Polonia, in testa, che si mostrano oggi più sordi nei confronti dei diritti umani? Ma qual è secondo me, io lo posso dire qual è secondo me l'atteggiamento, però non credo che possa, cioè credo che se l'Europa, se l'Unione Europea, Europa come Unione Europea, quindi l'Europa istituzionale, vuole alimentare, consolidare la sua credibilità in termini, no, di garante e di rispetto dei diritti umani, deve assumere atteggiamento rigoroso, coerente anche verso i miei propri membri. Non vedo altra, cioè vedo riproporsi nel contesto dell'Unione Europea quelle contraddizioni, quelle mancanze, no, di coerenza che si denunciava ad esempio in Francia negli anni della, insomma, analogia un po', se volete, non proprio equilibrata, ma là non si possono proclamare diritti senza attuarli. Se l'Europa si fa no, la paladina di certi diritti, dei diritti umani, appunto come diritti universali, in Europa i diritti umani devono essere rispettati. Poi è più complesso a livello pratico, perché appunto poi alcuni paesi utilizzano, no, diciamo, gli strumenti di intervento politico che l'Europa mette a disposizione. Dunque, sicuramente, se mi trovassi, insomma, a dover prendere delle decisioni di carattere politico, sicuramente sarebbe più complesso, ma credo che la linea debba essere questa, di coerenza e di difesa dei diritti ovunque, in Europa, anche all'interno dell'Europa, certamente. C'è un grazie e complimenti per la chiarezza, ma c'è qualcuno ancora che sta scrivendo, vediamo cosa. Eccola qua, un'altra domanda. La tecnologia condizionerà i diritti umani? Se vediamo cosa sta succedendo in Cina, con controllo stretto su cittadini, non solo in Cina. Sì, è una questione enorme questa, delicatissima. E credo che dobbiamo prendere ben sul serio questa, diciamo, essere molto attenti. Adesso sento il mio ritorno. Voi mi sentite bene? Sì. Ok, perché sento un po' un ritorno. Casomai tolgo io il mio. D'accordo, vediamo se. No, dicevo, una questione molto importante che è già emersa anche in anni precedenti, penso anche, no, agli scandali sulla Rifuro, non mi sembra, non ricordo esattamente l'anno, ma parlo di 5-6 anni fa, 7 anni fa, quando è emerso appunto che servizi di sicurezza nazionale statunitense avevano, no, raccolto dati, informazioni anche di relative a politici europei, come dire, gli strumenti tecnologici si prestano ora a usi e abusi che facciamo anche fatica a prefigurare per certi versi. La situazione emergenziale che stiamo vivendo ha favorito, accelerato, diciamo, quelle che sono, no, le potenziali di controllo a fini vari, no? Non sempre a fini, diciamo, persecutori o repressivi, ma comunque di controllo della mobilità, della
delle persone. E su questo tema credo che si debba aprire, sviluppare un dibattito pubblico molto attento alle varie sfaccettature, perché sì, sono d'accordo con lei, insomma, è una questione molto molto delicata e che può facilmente sfuggire di mano anche nel momento in cui, appunto, si può, no, essere soggetti e perdere il controllo delle informazioni che circolano attraverso le nuove tecnologie. I diritti umani sono troppo importanti per essere affidati agli stati. Ma sì, sì e no, cioè sono appunto tanto importanti che devono anche essere affidati agli stati, ma non solo, no? Questo era anche un po' il senso che emergeva rispetto appunto a quello che ho osservato negli anni 70, dove anni, no, di grande mobilitazione. Tra l'altro richiamavo nella slide, poi non l'ho detto a voce, nel 75, nell'estate del 75, appunto, mentre a Helsinki si preparava la conferenza sulla sicurezza e cooperazione e diritti umani in Europa, a Città del Messico si stava sgomberando, no? Si stavano sgomberando gli allestimenti per della conferenza internazionale sulle donne che l'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva voluto nel giugno del 1975, e fu un momento molto importante quando furono tematizzate una serie di questioni relative a condizione di subordinazione, di dipendenza, di violazione dei diritti nei confronti delle donne, e si giunse nel 1979 all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al riconoscimento, appunto, di una convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, per dire che l'azione a livello istituzionale, che sia statale, sovrastatale, regionale, a livello istituzionale, riflette spesso pressioni che arrivano attraverso, che giungono alle istituzioni attraverso l'azione collettiva. Diversamente possono anche essere le istituzioni a farsi promotrice, no, di valori che legittimano, no, che possono legittimare e orientare l'azione collettiva. Quindi è un rapporto, diciamo, dialettico quello che, a mio avviso, deve alimentare l'impegno in difesa, a tutela dei diritti umani. Certamente non delegherei unicamente gli stati o le istituzioni, ma mi sento più tranquilla se vivo in uno stato che si assume, diciamo, il riconoscimento e l'impegno verso il rispetto dei diritti umani. I diritti delle donne, sì, forse ne stavo parlando mentre lei scriveva. Sì, i diritti delle donne sono diritti umani, appunto facevo riferimento, ad esempio, all'evento del 1975, che fu importante non solo perché l'ONU indisse questa conferenza, indisse anche il 1975 come anno internazionale delle donne, e questa conferenza fu anche, alimentò una serie di, venne l'occasione che portò all'organizzazione di una controconferenza in una tribuna a pochi, diciamo, fisicamente, insomma, non distante dalla sede ONU, dalla sede dove si tenne la conferenza, che è a Città del Messico, una controconferenza organizzata da, e fu un momento importantissimo perché fu organizzata da gruppi di attiviste, organizzazioni, associazioni di donne operanti su scala internazionale in diverse aree del mondo, no? Fu anche l'occasione in cui si incontrarono diverse idee di femminismo, diverse concezioni, insomma, di diritti delle donne, dove donne di diverse religioni, di diverse culture, di diversi paesi si confrontarono e in maniera non sempre, diciamo,
facile e armoniosa, però si aprì appunto un dibattito che continuò poi nel tempo e che ha portato degli effetti. Poi appunto diciamo i risultati ottenuti non sono mai definitivi e si può sempre ottenere di più e meglio, diciamo, ma intanto alcune acquisizioni ci sono state. Ci sono altre osservazioni? Mi dispiace non poter interloquire a voce, sentire le vostre voci, però insomma è già qualcosa. Però ci sono state tante domande e credo che sia un argomento veramente che si apre a tantissime riflessioni, molto, molto interessante, e grazie davvero per quello che ha detto e per la bella lezione che ha fatto. Speriamo di poterci rivedere e in presenza, e intanto direi che se non ci sono altre domande la ringraziamo e a presto. Allora, grazie a voi per l'attenzione, per l'interesse che avete mostrato nonostante appunto un incontro così a distanza, e spero sì, di aver dato qualche sollecitazione di riflessione utile, e grazie ancora e spero anch'io, mi auguro anch'io di poterci rivedere fisicamente in una stanza condivisa, in un'aula condivisa. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Grazie a lei.